Buonasera e bentrovati cari amici di Focus 3.0, il mistero della vita, bentrovati e soprattutto buona Pasqua. Abbiamo voluto fare questa puntata insieme a Tiziano Bellucci, il nostro docente della Lux che insegna l'antroposofia di Rudolf Steiner e abbiamo voluto farla come vi dicevo perché... Ci pareva giusto esservi vicini come al solito insieme a Tiziano per parlare appunto proprio della Pasqua, quindi per parlare del Golgota che ovviamente si riferisce al Venerdì Santo, ma poi anche della risurrezione, quindi la conseguenza ecco, del, del Golgota. E, e quindi io farei entrare subito il nostro caro Tiziano nel mio salotto. Eccolo qua. E, e quindi buona Pasqua ancora a tutti, e buona Pasqua anche a te, caro Tiziano. Ciao, buona Pasqua anche a voi, grazie per avermi invitato nel tuo salotto e grazie, è sempre gradevole stare con te, stare con voi, grazie anche a Focus anche perché mi ha ospitato in tutti questi giorni, ormai sono eh, più di fatto, settimane, stiamo esatto, sì, facendo fatto... questo percorso di preparazione alla Pasqua no, insieme. Sì, ecco. sì, sì. E noi ti ringraziamo perché sono state delle serate molto interessanti, ti sono piaciute molto, hanno eh, avvicinato molte persone eh, anche nuove a Focus, e quindi ti ringrazio io, ti ringrazio Enrico Valentini, ti ringrazio tutto Focus, eh, perché Grazie. hai fatto un lavoro veramente molto bello, sei veramente una sono speciale. Caro Tiziano, e noi siamo felici di averti nostro amico e ospite. Troppo buoni, troppo buono. No, <ride> soltanto diciamo sono un po' testardo e ostinato, nel senso che sono tenace, mi piace fare le cose sistematiche, quindi essere presente. Anche perché penso che in questo periodo è uno dei pochi metodi per poter guarire dalla malattia del vivere sia proprio trasmettere un messaggio di comprensione dell'esoterismo e della fraternità che c'è nelle parole appunto che troviamo nella scienza dello spirito. È una grande medicina quella. È una ecco, grande, io... grande certo, medicina. Certo. Io vedo quello che scrivono i nostri amici, che eh, Focus li aiuta molto. C'è chi dice chi scrive: ma come ha fatto a vivere senza focus prima? No? <ride> <ride> scrivono delle cose veramente. Io, anzi, io vi ringrazio, vi ringrazio tanti, tanto perché il lavoro che stiamo facendo eh, è un lavoro impegnativo. Dove la cosa che a noi interessa più di, tutti, di tutto è cercare davvero di portare aiuto, il sostegno, informazione, conoscenza. E quindi questo è insomma il nostro compito ecco, e cerchiamo di farlo con grande responsabilità. Ecco. Allora, caro Tiziano. Io ho anticipato, come anche i nostri amici hanno letto nel post, quindi questa sera noi parleremo del mistero del Golgota e della risurrezione. Sì. Ovviamente non, eh, non sarà proprio come una tua lezione, converseremo un po'. Ecco, certo, questo certo. è un salotto. Un salotto si conversa, no? Quindi, sì. eh, <ride> quindi, però voglio avvisare i nostri amici che invece domani sera, la serata di lunedì dell'angelo, Pasquetta, eh, tu farai invece una, una tua puntata proprio solo sul mistero di, della Maddalena. Ecco quindi in questo di. Ehm, Sarà uno spazio, cioè tutto tuo, dove potrai andare a ruota libera, però cioè, io sai come al solito nel salotto cioè, ci si stimola un po' no? così con le domande, io cerco di pensare anche alle cose che magari interessano le persone, cioè, interessano, magari gli verrebbe da fare delle domande o comunque eh, è, è molto bello poter eh, disquisire ecco, sopra questi argomenti e non farlo solo con un taglio proprio di... Di docenza, ecco insomma, ma con quel taglio lì. Quindi io direi proprio cioè, di iniziare a parlare proprio del, del Golgotha e quindi mm. di, anche delle interpretazioni, cioè come le varie discipline esoteriche hanno interpretato ecco, il Golgotha. Certo, certo. Dunque, è ovvio che è il nucleo della, diciamo, del cristianesimo, ecco. Sì. Ovviamente eh, il compimento del Golgotha è la resurrezione, cioè, sì. e, e quindi noi ci incontriamo proprio stasera. Ecco, la forma del dialogo eh, è più vivente, ecco, perché la lezione, quella che facciamo solitamente diretta della docenza, è qualcosa casomai di ricco, però sicuramente può essere più astratta. Il fatto di poter interagire con due esseri umani, e eh, vi eh, rende tutto più vivo, ecco. Sapessero, coloro che ci stanno aspettando e ci stanno ascoltando, ecco, quanto eh, sia importante oggi eh, conoscere il mistero del Golgotha e poter viverlo, cioè come un'esperienza proprio, perché non è qualcosa che appartiene soltanto a, a Gesù di Nazareth o, o a coloro che... In qualche modo sono legati alla Chiesa o ai sacerdoti no, è un fatto che riguarda l'io. E guardate, stranamente, questo io, questa mancanza di io sembra avere anche a che fare con questo periodo storico che stiamo vivendo, con questa emergenza diciamo certo. che ci sta portando quante persone hanno perduto l'io? Quante persone senza io? E purtroppo sono soggette, diciamo, perché l'io è proprio quell'autorità spirituale che ha una connessione con il mistero del Golgota. Quindi è importante sì. avere un io: sì, che va poi differenziato con l'accezione comune dell'io, che è molto più egoico, no? Insomma, certo, è sì, collegato, sì, sì. Cioè, forse è bene spiegarlo anche questo. Sì, hai ragione. Noi, infatti, ecco. noi pensiamo di, di essere allora, diciamo un io. io. Ecco. Sì, noi diciamo, io voglio, io ho fame, io dormo, io lo amo. Però ovviamente è un bisogno, non è qualcosa che scegliamo, cioè noi non è che scegliamo di mangiare. Cioè, per esempio, se non abbiamo fame, non è che ci facciamo venire la fame, se non abbiamo sonno, chi soffre di insonnia sa benissimo che non arriva. Quindi ci sono tante cose a cui noi diciamo io e crediamo che siamo noi, invece sono soltanto dei bisogni, delle necessità. Anche innamorarsi sembra strano, no? Però non ci si innamora perché lo si sceglie, ci si innamora perché accade. E quindi non siamo neanche liberi di sceglierci, di chi innamorarci. Potrebbe sembrare una contraddizione, però noi siamo, eh, l'amore sceglie noi, no? E quindi eh, bisognerebbe capire che quello che è invece, giustamente come dice Anna, l'io non è il vero io che noi possiamo scoprire attraverso il mistero del Golgota è l'ego, è no. quella parte a cui noi siamo sottomessi tutta la vita. Guardate che per esempio Mosè, quando ci ha portato i dieci comandamenti, non è che ce li ha portati per Lio, no, ce li ha portati per dire: guardate ragazzi, voi credete di essere un io, adesso vi porto la possibilità di potervi liberare dal vostro falso io, diventare un vero io. Cioè, soltanto se uno è capace di eh, sottomettere la propria natura inferiore ai comandamenti, allora dopo nasce Lio, dopo non c'è più bisogno delle leggi. E questo è un io superiore è un io superiore sì. questo io viene consegnato a, da Cristo all'umanità proprio sul, nella collinetta del Golgota. diciamo è questo il miracolo mentre prima c'è stata una preparazione no? cioè se Mosè e tutte le tradizioni anche esoteriche hanno visto nei profeti tutte le anche nelle religioni una preparazione a questa possibilità che l'uomo possa diventare un io cosa vuol dire essere un io? Ah, essere un io è un individuo che sta eretto, è un individuo che prende il suo lettuccio e cammina, è un individuo che smette di essere cieco, è un individuo che guarisce da qualsiasi malattia, dalla paralisi dell'anima, è un individuo, prima di tutto, che sa di essere collegato col divino, quindi sa di essere portatore di un principio immortale. Hai detto e una quando... cosa importante, Tiziano, la paralisi dell'anima. Certo, sì. la paralisi dell'anima è quella che si vive molto in questo periodo. Siamo paralizzati non solo nell'anima, ma anche nelle. Siamo anche detenuti, diciamo in qualche modo. E questa paralisi è non tanto illusoria, cioè esiste realmente. Cioè noi siamo veramente paralizzati. Questo io, quando nasce nell'anima, accade una sorta di resurrezione di se stessi. E quindi l'uomo si ritrova come in una dimensione superiore e che è la dimensione dell'immortalità, dell'onnipotenza e dell'onniscienza. Cioè non è che Dio ha voluto fare in modo che noi avessimo un posticino in paradiso. No, no, Dio ha consegnato: pensate, l'onniscienza e l'onnipotenza nelle mani del suo figlio e ce le ha consegnate quando lui è morto sulla croce. Quindi, noi abbiamo come ricevuto in eredità un potere che dobbiamo solo esercitarlo. Cioè adesso, Oggi infatti. Vogliamo cercare proprio di capire cosa vuol dire risorgere, che in poche parole è trovare in noi la, la vera nostra natura divina di io. Io sono un io, non sono un ego, ma sono un io. Essere io, vedrete, che però vuol dire anche assumersi la responsabilità di rendere felice ogni essere nel mondo. Cioè io non posso essere felice se c'è ancora un infelice. E quindi è una bella responsabilità, non è che divento un io. Oppure È essere fautori dell'infelicità altrui, anche sì, infatti, infatti, proprio così. Brava, brava. Sì. Bene, quindi eh, no, io adesso avevo preparato qualche slide. Eh, tu mi hai fatto una domanda: cosa, eh, la, cosa ne pensano le varie tradizioni? Le interpretazioni del... esatto. Sì, no? Solitamente questo tipo di interpretazioni, nelle varie tradizioni, ma anche a livello teosofico, il Cristo non viene visto. Come eh, colui che viene a liberare l'uomo. Perché pensate, Cristo è proprio l'essere della libertà, ci viene a consegnare quella che Lucifero aveva dato come supposta libertà, come libero arbitrio. Ecco, libero arbitrio e libertà sono due cose diverse. Libero arbitrio è, è fare quello che ci pare. Libertà è invece è riconoscere che quella parte che fa quello che gli pare non è l'io, ma è un surrogato di qualcosa che noi adottiamo quando veniamo al mondo. Ecco, noi ci dobbiamo liberare da questo falso io, crocifiggerlo in croce. Cosa vuol dire crocifiggerlo? Non rinunciare alle cose belle che abbiamo. No, quelle le possiamo tenere. Crocifiggerlo vuol dire rinunciare alle cose inutili, alle cose stupide, deboli che abbiamo in noi. Quindi ogni volta che noi rinunciamo a qualcosa e diventiamo migliori, in realtà crocifiggiamo una parte del nostro essere che è l'io inferiore, è solo un vantaggio. No? È, anche, è solo... anche un modo di scegliere il bene anziché scegliere il male, perché certo, poi sì. il libero arbitrio ha questo eterno dualismo, no? qualsiasi cosa tu faccia, qualsiasi cosa tu scegli, o scegli qualcosa che costruisce, o scegli qualcosa che distrugge, o no? come sì. dici tu, no? distruggere quella parte, no? okay. crocifiggere quella parte che è quella che crea sofferenza in noi e negli altri. Il libero arbitrio sarebbe giusto proprio usarlo in questo modo per distruggere il male, certo. Usarlo perché a noi ci viene dato anche la possibilità di fare il male, eh? mica solo di fare il bene. Cioè, e ci sono purtroppo tante persone che credono di fare il bene e invece fanno anche il proprio male, no? Perché spesso facciamo, continuiamo a fare cose che ci fanno male, ma le facciamo perché ci piacciono. Bisogna sfatare un po' questo problema del libero arbitrio, in cui crediamo che ciò che ci piace sia libertà. E ciò cioè, invece che non ci piace non è libertà. Tu sai benissimo, Anna, che, certo. eh, che la vera libertà in realtà è disciplinarsi a non fare più delle cose stupide, inutili. Sì. Delle cose e che... liberarsi dalla sofferenza. Sì, eh, liberarsi dalla sofferenza. Dalla, sofferenza. dalla sofferenza. Vedi quante persone desiderano soffrire perché gli piace. Cioè sono, per esempio, innamorate per esempio, di qualcosa di qualcuno che gli dà una terribile sofferenza. Non riescono a liberarsene, però restano lì lo stesso. E questo non è intelligente, no? È no, in questo davvero dovremmo esercitare un libero arbitrio che ci spinga a, sì. a, appunto, a scegliere ciò che è bene per noi e non ciò che sì. è male per noi. E sempre davvero, come dicevi tu prima, eh, diventa la crocifissione del male, la scelta sì, sì, di sì, voler sì. crocifiggere, ma cioè di liberarsi da, dalla sofferenza. Cioè, adesso vedremo eh, che quando si parla del Golgota si parla del momento in cui, sapete che c'è questa frase misteriosa, che nessun teologo riesce a spiegare Dio mio perché mi hai abbandonato. abbandonato. Dice ma come? Eh, Gesù, figlio di Dio, ha dei dubbi che il padre lo abbia abbandonato. E eh, adesso vedremo che c'è un motivo del perché. Chi c'è sulla croce? C'è Cristo o c'è Gesù? C'è il figlio o c'è il figlio dell'uomo? E qui dobbiamo capire separare noi quell'elemento crocifisso da quell'elemento che poi risorge, ecco perché noi siamo due persone. Siamo una persona inferiore una persona superiore, ecco. E io sono convinto che se eh, riusciamo a essere saldi nella, nella sperimentazione di questa persona superiore, non dobbiamo neanche avere paura di avere eh, problemi ad ammalarci, perché moriremo solo di vecchiaia. Cioè, non si muore di malattia se veramente si crede in se stessi e nella propria origine spirituale. Si muore di altre malattie, comprese quelle che ci sono in giro adesso, se si perde il centro di se stessi, se si crede veramente che sia un materialismo, esista solo il materialismo. Ma se si sente non bisogna credere ciecamente, eh? cioè bisogna sentire che c'è una parte in noi che è collegata col divino. Ecco, questo ci preserva da qualsiasi malattia. Non arrivano le mattie. Certo, ci si è, è, considerando anche che con la paura, che è una cosa che pervade molto adesso cioè la sì. gente, cioè, ci si depotenzia anche. Certo, no? certo. Eh, la, 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 ma, diciamo, la paura e il dubbio sono due cose, no? Sapete? Il dubbio è l'insicurezza, la paura è pensare che accada qualcosa che non per forza deve accadere. Non è che per forza uno si deve ammalare, no? può anche darsi che non sia mala, ecco. così come è detto che non è vero che non sia abbastanza forte, non devi avere dei dubbi, ecco queste due cose eh, minano, ecco non ci devono essere dubbi, non ci devono essere paure, perché noi siamo degli esseri eh, eternamente indistruttibili, non c'è niente in noi che ci può distruggere, cioè, certo che esiste la morte, ma la morte non è mica una cosa che toglie la dignità, cioè, tutti devono passare attraverso la morte e ci passano, perché alla fine ci è, un, è un passaggio, è un ritorno che noi abbiamo in quella dimensione. Avviene soltanto quando noi in realtà abbiamo completato il nostro ruolo sulla Terra. Ma se sulla Terra non facciamo realmente quello che dobbiamo fare, eh, la morte può arrivare anche prima. Cioè, può, possiamo anticipare, diciamo, allora arriva la malattia. Adesso, ovviamente, sto generalizzando. Ci sono anche molte malattie che vengono perché soprattutto quella che c'è adesso è una grandissima prova per poter riacquisire il nostro io. Se durante una malattia, perché è sempre così, la malattia ci fa andare in crisi, se noi eh, usiamo la malattia per poter richiamare in noi le forze dell'io eh, e guariamo, non si guarisce quando non si riesce ad avere fiducia di avere un io. Eh, quello, e fa, quello fa la differenza, eh, Tiziano, nella malattia eh sì. le persone che credono e che vogliono guarire, cioè riescono eh. a mettere in atto dei meccanismi che noi ben conosciamo e quindi a sconfiggere anche e lasciare stupiti i sì. medici. Sì, non è un problema di suggestione, non credete che è un placebo, no, no no, no. No, no, no. Sono proprio delle forze di attivazione sì. Sì. Eh, che si attivano. Eh, cioè tutto quello che noi mettiamo come paura, come ansia, angoscia, non va nient'altro che a peggiorare la situazione, anzi ad attrarre la malattia. Quindi... Anzi, la fisica quantica, la quantistica adesso ce lo spiega anche, cioè che ah, trasforma certo. la spiritualità in... Eh... Eh, materialità sì. per farcela vedere. con sì. Io sì. faccio parte anche di un istituto che si chiama Bioquantica. Non so se lo conosce anche sì. l'istituto sì, di Bioquantica. Sì. E anche lì faccio il docente. E lì appunto ci sono tanti medici che stanno sempre di più affermando questa interazione fra il pensiero, tra la realtà che crei tu e in qualche modo interagisci. Se tu hai paura di ammalarti, ti ammali Certo, di fatto, perché stai generando. Anche perché il desiderio. E non è, il desiderio può essere positivo o negativo. Se tu continui a pensare di ammalarti, eh, il Cosmo pensa che ti vuoi ammalare. E ti vuoi ammalare certo anche perché non c'è un traduttore <ride> sì, che dice: oh, Guarda, questa non, non lo voglio. Questa non voleva dire così, no. esatto, <ride> sì. bellissima. Andiamo avanti, Tiziano. Allora, stavi sì. dicendo del Golgota. Sì, stavo dicendo che allora adesso io vorrei fare una piccola carrellata per sì. in, eh, arrivare al momento in cui appunto c'è questa frase Dio mio perché mi hai abbandonato, perché voglio vedere cosa c'è dietro, ecco. Quindi se Anna vuoi mostrare sì. un attimo le immagini. Va bene. Sì. sì, allora tu incominci a mostrare quelle immagini. Certo, sì, sì, sì. Allora. Ci condividiamo. Sì, riesci a vedere? Non c'è ancora niente? Ecco adesso me l'hai mandata, allora, adesso sì. ve la mando su. Eh? Sì, usciamo. Eccola qua, perfetto, benissimo. Sì, 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 molto bene. Allora, eh, vedete che c'è anche una connessione con la discesa agli inferi. Eh? Allora, questo possiamo lasciare stare perché è una cosa legata all'iniziazione cristiana. Ce ne siamo già occupati quando abbiamo fatto i nostri incontri. E serali alle 8.30 ecco ecco la crocifissione è qualcosa che avviene su una collinetta che viene chiamata il Golgotha e viene chiamato il luogo del cranio spesso viene visto nella nella rappresentazione che c'è un cranio sotto e questo è il cranio e si dice che in quella collinetta era stato sepolto Adamo per quello c'è questo cranio poi vi è questa scritta che è Inri Jesus, Jesus Nazareum Rex Giudarum, Gesù Nazareno Re dei Giudei. Questo lo sappiamo tutti, ecco. Vorrei arrivare a questa frase fatidica, no? Sapete che a un certo punto il Cristo dice: Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno, e questo è un atto molto interessante. Invece che usare l'onnipotenza per distruggere tutti i, loro, i suoi accusatori, lui dice perdona perché loro non sono consapevoli e quanto non siamo consapevoli, a volte capita spesso. Poi ci sono, sapete che viene crocifisso con due eh, malfattori e la scienza dello spirito ci dice che un, questi due malfattori, uno è Satana e l'altro è Lucifero e Lucifero è quello che in realtà eh, gli, dice, gli chiede di essere salvato perché crede in lui e lui gli dice sì. Tu stesso sarai in paradiso, quindi in realtà viene anche aperta la possibilità che una delle forze dell'ostacolo, in questo caso Lucifero, possa anche salvarsi. Ma questa è una cosa che analizzeremo poi in un altro momento. Ecco. ecco la frase Eli, Eli lama sabachthani, questo è aramaico, e dice: Dio mio, perché mi hai abbandonato? E questo ci scardina, diciamo, ma perché? Il Cristo chiede questo perché siamo in un punto così tragico di, di mistificazione, di rinnegamento della divinità. E qui bisogna un attimo che, che facciamo capire la differenza fra Cristo e l'anima di Gesù. Vedete che in questa immagine c'è un angelo che tiene un mantello e c'è Gesù, vedete, e con, con la croce di spine e con in mano anche una, una, una stecca, diciamo, che è molto importante, ecco. Quando noi siamo sul... Eh, almeno questa è una cosa che si trova nel Vangelo di Marco, una, un avvenimento particolare, quando avviene la cattura di Gesù, no? Sapete che eh, prima i discepoli fanno una cena insieme, poi escono nel Getsemani, e poi arriva Giuda, che viene a catturare Gesù. Ecco, si dice proprio che e passava di lì un giovinetto con un mantello e allora i soldati cercarono di afferrarlo ma rimase nelle loro mani soltanto il mantello. E come potrebbe dirsi? Ma in un momento così tragico che ci parla della cattura di Gesù in cui arrivano i soldati e stanno per afferrarlo perché Marco l'Apostolo ci dice questo particolare che passa di lì un giovinetto che gli rubano il mantello e rimane nudo. Che c'entra? Eh, Rudolf Steiner ci dice proprio questa immagine che vedete, che il mantello simbolizza il corpo di Gesù e, e il giovinetto è il Cristo. Ecco, in quel momento vi è come una specie di separazione fra l'io del Cristo e il corpo di Gesù. Gesù va verso il Sinedrio e il Cristo cammina vicino. È come se in realtà quando sulla croce abbiamo Dio mio perché mi hai abbandonato, abbiamo Gesù che parla col suo io che è Cristo e dice io mio che eri dentro di me, che hai vissuto dentro di me per tre anni perché mi hai abbandonato. Quindi non si riferisce al Padre, si riferisce al fatto che Gesù parla con il Cristo. Però questo doveva accadere. Perché questo processo della morte in croce doveva essere necessario, doveva morire. Se il Cristo rimaneva dentro, era un altro principio: il Cristo doveva andare a compiere un atto che adesso vedremo negli inferi, in quello che è il, diciamo, la, la, la discesa agli inferi. Ecco, avviene la morte. Padre, nelle tue mani, raccomando il mio spirito, ecco, tutto è compiuto. È il momento in cui avviene la morte. In quel momento è interessante perché il velo, sapete che nel Santissimo Tempio vi era un velo davanti al sacramento, viene squarciato ed è il momento in cui, quando il Cristo muore, praticamente viene come aperto la possibilità per noi di vedere al di là del mondo spirituale, cioè il velo che ci separa dall'invisibile viene squarciato. Ecco. ecco che il Golgotha sarebbe questo momento, uno dei soldati per constatare che egli fosse morto realmente, gli trafigge il costato con la lancia e qui esce sangue ed acqua. Questo cola, questo sangue cola lungo la croce e va a colpire la terra. Cosa accade quando il sangue colpisce la terra, cioè inonda la terra? Praticamente il sangue di un principio che era per tre anni era, di era stato condiviso, aveva vissuto dentro a un corpo umano, va a toccare la terra. La Terra si impregna del sangue divino. Cosa accade? Accade qualcosa di grandioso. Praticamente nella Terra entra l'amore dell'universo dentro a ogni corpo di essere umano che nascerà da quel momento. Cioè come se il Cristo, che rappresenta la forza, noi abbiamo visto in questo percorso di queste settimane, il Cristo è la forza che ha creato il mondo. È come se l'amore che crea il mondo, l'armonia universale si riversa adesso dentro la terra. Ecco che da quel momento il mistero del Golgotha è la trasmutazione di tutta la sostanza della terra nel principio d'amore. In quel momento potremmo dire che l'uomo, ogni uomo dopo Cristo che nasce, nasce dentro di sé con la possibilità di amare. Non è che sa già amare, ma sa. Possibilmente di amare. Quindi, è in noi questo potere, ce l'abbiamo anche noi, e questo è il potere di immortalità, di onnipotenza, onniscienza che il Cristo ha riversato attraverso appunto la sua morte. Quando dopo è venuta la morte, il Cristo scende nell'aldilà, va anche nell'aldilà. Quindi potremmo dire che questa luce non rimane solo nella terra e crea l'amore nella terra, ma va anche dai defunti. Ovviamente non va solo dai defunti che sono morti ai tempi di Cristo, ma porta nella possibilità della vita dopo la morte, in tutti i defunti, quella che è la coscienza dell'io. Cioè, da quel momento un defunto che muore, se ha conosciuto il Cristo sulla Terra, in qualche modo, eh, non morirà, ma sarà cosciente di sé, continuerà a esistere e saprà di avere un io. Quindi i defunti da quel momento sono più consapevoli di esistere. Ecco. ecco, io ho fatto un po' il sunto, ecco, se vogliamo adesso fare un piccolo dialogo con Anna. Volentieri. Eccomi, eccomi, eccomi. E qui in qualche modo cioè, quello che tu hai appena detto può anche rappresentare ehm, l'immortalità dell'anima. Ecco, sì, adesso infatti sì. sarebbe da, da legare a questo proprio l'immortalità, perché immortalità vuol dire eh, continuità. E la nostra di parte conscienza. spirituale, quello che noi sì. diciamo. Sì, continuità, cioè io, se continuità. io continuo a sapere di esistere, eh, se io mi addormento. Sapete che c'era quel detto di, di un filosofo di Schopenhauer che diceva: Io penso dunque sono. No? Cogito ergo sum. Sì, cogito Perfesio. ergo sum. Che in realtà è confutabile perché. Allora, quando noi dormiamo non esistiamo più, è ovvio che eh, la continuità della coscienza eh, l'uomo continua a esistere. Quindi c'è qualcosa nell'uomo che lo rende esistenza al di là del pensiero, e questo è lo spirito. Però è anche vero che se io interrompo e smetto di esistere, se vado nel mondo spirituale no? e, e mi rincarno, però non so di rincarnarmi cioè mi rincarno chi è che si ricorda la vita precedente nessuno sì. non possiamo dire di essere immortali finché non ci ricordiamo chi siamo stati certo quindi il discorso della consapevolezza e della coscienza sì. è, determinante, è determinante noi diventiamo immortali quando sappiamo realmente ad abbracciare tutta la nostra esistenza anche del passato no di tutte le esistenze passate sì. quello, quello che tu hai detto eh, prima è riferito al sangue del Cristo che è sulla terra quindi è servito per riuscire a fare eh, era un sangue, come dire, mischiato a quello che era una, una consapevolezza del, dell'amore universale, quindi del, sì. di un io universale. Quindi questo è quello che dovremmo perseguire noi: cioè il superamento, quello che dicevo certo. all'inizio cioè del, nostro, del nostro ego, sì, sì. per entrare in un io universale che supera, no, certo. quell'immagine di Gesù che Dice Dio mio perché mi hai abbandonato? È quella parte di noi che è l'ego. Noi possiamo pensare che Gesù è il nostro ego e lo vediamo crocifisso in un momento. Quante volte noi ci siamo sentiti crocifissi qui? Cioè, abbiamo sentito che Dio ci ha come abbandonato? No, il nostro io ci ha abbandonato. È il momento in cui Lio si accorge che c'è qualcosa di superiore a Lui e quindi si sacrifica per poter poi. E rendere possibile quello che è il processo dell'immortalità, il processo della resurrezione, ecco la resurrezione che adesso accenniamo è il momento in cui l'individuo eh, si accorge di avere un io, di avere un eh, io divino sì, sì. c'è ecco. questa, questa come dire è, è, è davvero cioè, come dicono anche i teosofi insomma, c'è cioè quel velo ecco, è quel velo che ci divide dalla dimensione terrena alla dimensione eh, spirituale eh, universale e quindi eh, davvero sin quando noi rimaniamo nella visione dell'io terreno, eh, siamo in un limite eh, che non ci concede di poter vedere gli altri e vedere poi, ovviamente, e sicuramente chi vede gli altri ha già fatto un passo no? nella visione eh. del dell'io spirituale, o no? assolutamente sì è ovvio che questa esperienza dell'io spirituale è, è l'illuminazione sapete quando dice, sono un illuminato c'è cioè, l'illuminato in cui sì. senti che c'è una luce in te che ti illumina e, ma non illumina te ma illumina anche il mondo il mondo spirituale e quando acquisisci il potere come dice di essere figli di Dio sapete che il Vangelo dice e a coloro che l'hanno accolto diede il potere di essere figli di Dio Bellissima questa frase, non dice Giovanni. Coloro che l'hanno accolto diede il potere di essere figli di Dio. Quindi è come se nel nostro petto ci fosse già questo potere. Tutti ce l'hanno, non c'è un essere in, non in qualsiasi anche. religione, eh. ma anche, anche se andiamo nell'Islam, se andiamo nel confucianesimo, tutti hanno. Perché il Cristo, cioè l'Io, diciamo l'Io, cioè non è una religione. Cioè, lì è un potere di amore, è un potere di possibilità di trasformare la terra, di incendiarla di amore, ecco. Quindi, se uno eh, sente questo potere, ecco, ovviamente non è da confondere con l'ego. Perché se e uno sente anche con il la... delirio dell'ego, soprattutto. Eh, ma okay. sapete che questa, questa cosa la disse anche Lucifero. Cioè, così come Cristo dice, ricordatevi che voi siete dei voi siete dei dice io dissi voi siete dei. È la stessa cosa che Lucifero dice. Ad Eva, se mangiate del frutto dell'albero della vita vi si apriranno gli occhi e diventerete come Dio. Solo che sono due cose diverse. Uno lo dice Lucifero, uno lo dice Cristo. Ecco, a proposito, tu prima hai fatto riferimento del Golgotha e quindi sì, ehm, dell'interpretazione ecco, dei due eh, ladroni. ladroni. E quindi uno era Lucifero sì, e l'altro Satana. Tu sì. vuoi spiegare ai nostri amici la differenza? Sì. Sì, è ovvio che eh, noi di solito pensiamo che Lucifero e Satana siano la stessa persona, esatto. no? E invece no, invece ci sono due figure, cioè ci sono due tipi di male, potremmo dire, un male luminoso e un male tenebroso. Potremmo dire eh, un diavolo qui e un diavolo qui. Di solito ci dicono che sulla sinistra c'è il diavolo cattivo, no? Invece qui c'è l'angelo, invece è sbagliato, perché anche qua c'è un diavolo, no? Il mm. vero angelo è qua è quello che dovremmo scoprire appunto sì. su Golgotha quando offri ci offriamo in sacrificio per qualcosa di superiore che è, è sempre il nostro io cioè non crediate che quando io dico offrirci in sacrificio so che questa parola è molto poco gettonata oggi giorno Sacrific sacrificare vuol dire rendere sacro Quindi, quando in realtà io mi riconosco che c'è qualcosa in me di più importante di quella roba che, che ho in giro per il mondo sì. e riconosco me stesso allora qui Abbiamo un essere che si chiama Satana sulla destra e sulla sinistra abbiamo un essere che si chiama Lucifero. Quello che c'è sulla sinistra, Lucifero, è un diavolo ben travestito. Allora, questo è il diavolo e questo è il demonio, sono due cose diverse. Il diavolo è colui che. Ci fa sentire buoni, ci fa autocommisorare, ci fa sentire esaltati, creativi, super spirituali, romantici. Noi non abbiamo bisogno di fare sesso perché siamo degli esseri evoluti, siamo siamo dei, siamo già elevatissimi, noi abbiamo ideali altissimi, ci possiamo elevare al punto che potremmo scappare dalla Terra e non, non ci interessa dell'umanità perché ci interessa soltanto il nostro sviluppo però l'importante è che diventiamo degli angeli fulgenti quindi è un principio di esaltazione verso l'ideologia verso la filosofia verso la conoscenza tutto ciò che ci porta verso l'alto è Lucifero uno potrebbe dire beh allora non è un diavolo, è buono beh no quelli che si fanno saltare per aria in una cattedrale sono posseduti da Lucifero perché lo fanno in nome di Dio in nome del quella è un'esaltazione quello che c'è invece da questa parte qua è un individuo che ha l'assoluto disprezzo per lo spirito lo spirito non esiste esiste solo la pandemia esiste la malattia bisogna vaccinarsi bisogna avere paura di tutto quello perché io vi consegnerò la soluzione non crediate nello spirito ma chi se ne frega ma lo spirito non esiste non esiste Esiste solo la materia e dobbiamo trovare l'immortalità nella carne, non nello spirito, nella materia. E ne credono nello spirito, e quando gli conviene, credono nella materia. È vero, stiamo sempre un momento, Tiziano. C'è sì. stata un'interruzione. Interruzione. interruzione. Ah, visto, quindi, sì. Sì, ecco, quindi. Eh, Dicevo, eh. ci sono due spiriti, eh, uno, uno che eh, ci dice esiste solo la materia, non c'è lo spirito. E qui esiste solo lo spirito, la materia è un'illusione. È ovvio che sono sbilanciati. No? Sì. Eh, cosa facciamo? Esiste solo lo spirito, o esiste solo la materia? O esistono tutte e due e dobbiamo creare un, un peso? Li dobbiamo usare entrambi. Ecco, si ecco, è stata un'interruzione. Non ho capito cosa è successo. Mi spiace, non ho fatto sì, nulla. Sai. Adesso io poi lo taglio e lo, lo cuccio. Sì. Quindi riprendiamo. da... Sì. Stavamo dicendo. Non eh... so se è successo perché non è successo nulla, sai? Non se ho... sei, uscito, sei proprio uscito. Non ho fatto nulla. Eh, Basta. <ride> E si sono dati da fare quelli che stanno dall'altra parte. Eh, che, che non gli piacciono di tanti discorsi che stiamo facendo. Esatto, sì. di fatti, esatto. ecco, no, riprendiamolo. Quindi sì. tu dicevi, esiste solo lo spirito o esiste sì. solo la materia? Oppure c'è una possibilità di metterli insieme? Eh, ecco, noi eh, ovviamente dobbiamo pensare che esiste l'uno e l'altro e anzi questa dimensione intermedia ci serve in realtà per fondare delle qualità che appoggiano sulla materia, che non sarebbero realizzabili nello spirito. Quindi è benedetta da un certo punto di vista la materia, perché comunque la materia, eh, se noi non avessimo, per esempio, la possibilità di fare certe esperienze, tra cui anche il dolore, la malattia, la sofferenza, la gioia, noi non potremmo forgiare in noi delle virtù che sono conseguibili solo attraverso questa prova. Ma certo, cioè voglio dire, noi possiamo eh, esprimere lo spirito attraverso la materia, perché sì. se pensiamo all'arte, i musicisti, gli artisti, gli scultori, no? i pittori, cioè, l'arte è già uno degli esempi molto, molto, molto espliciti no? dell'espressione, sì. Eh, della spiritualità attraverso la materia, come anche insomma le opere importanti che sa compiere l'uomo in cui riesce. Certo, certo. sì, qui, mm. qui si possono fare delle cose che di là non si possono fare. Per esempio, qua eh, si può sperimentare la, la separazione, quanto è bello incontrare qualcuno e abbracciarlo. No? Ecco di là non c'è. Eh, di là non c'è questo problema, non c'è la separazione, là siamo sempre immersi sì. gli uni negli altri. Sì. Cioè, sì. sempre nell'oceano: sì, sì, siamo come nuotiamo nell'oceano diciamo, della divinità, e quindi sì. c'è sempre questa possibilità di vivere gli uni negli altri. Qua no, pensate, qua sperimentiamo la separazione quando ci abbracciamo, in realtà è un tentativo per poter ripristinare quella condizione di unitarietà, poi non riusciamo a diventare sì. l'altro, sì. no? Sì. Io penso sempre che, lo dico anche nelle mie conferenze, nei miei seminari, che questa mh, sofferenza questa, eh, per la solitudine, no? Quindi sì. nella solitudine eh, si sente proprio come dire una nostalgia di una casa lontana. Ecco. quindi eh, ritornare sì. a casa. In verità la, la solitudine è quella, perché noi viviamo già noi qua comunque, viviamo questa separazione mm. da questo oceano. No, siamo gocce sì. fuori dall'oceano. Ecco. Sì, sì, guarda, anche i più grandi materialisti sperimentano quello che dici tu. Chiunque è di fronte a un cielo stellato, forse tranne sì. Margherita Hack, sì. che Ma mi ricordo che sì. Eh, sì, Ma lei visto... ultimamente, però, prima di andare via, ha un po' riveduto. Ah, mi ricordo un'intervista sì. che lei diceva, c'era un, un cronista che gli diceva: Ma lei quando è di fronte al cielo stellato, sicuramente ha un sentimento religioso, no? E lei no. diceva: No, almeno, ho tutto tranne che un sentimento religioso. Beh, però dobbiamo anche pensare che Margherita, che essendo stata la figlia di quello che è stato il presidente nazionale della società teosofica, può eh. aver avuto la classica reazione, certo, sì. no? Sai eh? cosa certo dice Steiner di questi casi? Dice che ci sono persone che eh, hanno vissuto un ambiente estremamente spirituale, no? che eh, hanno però una contraddizione nell'anima, arrivano a odiare qualcosa che invece dentro di loro profondamente vorrebbero sperimentare, proprio perché sono alimentati da uno spirito di contraddizione. Quindi può darsi che lei adesso invece abbia una grandissima necessità di collegarsi con questi concetti, perché li aveva anche inconsciamente nella vita, però li negava perché doveva contrapporsi mettiamo a suo padre o alla certo, tradizione che viveva. Certo. certo, certo. Mm. Sì, sì, sì. Va bene, allora andiamo avanti arriviamo sì. alla, eh, alla risurrezione. Arriviamo no? Golgotha quindi il dopo Golgotha. Sì. Intanto... Allora, il dopo Golgotha. Adesso ti provo a condividere un attimo l'altro la PowerPoint che ho. Allora, l'applicazione è questa. Ecco. ecco, se vuoi un attimo... Sì se ce la fai arrivo faccio una panoramica poi dopo ritorniamo eh. allora in questa resurrezione eh, cosa avviene? avviene solitamente eh, nella domenica no? il giorno dopo il sabato ecco adesso, poi dopo domani faremo un incontro sulla Maddalena, che lo, lo faremo il lunedì eh, che viene chiamata Pasquetta. La Pasquetta in realtà è un grande equivoco perché nelle, vedrete che nelle scritture è scritto: il giorno dopo la Pasqua, eh, allora le donne andarono a sepolcro. Però il giorno dopo la Pasqua per gli ebrei non era la domenica, era il sabato. Il sabato festeggiavano la Pasqua. Però va ne parleremo domani quando parleremo della. Comunque la resurrezione arriva di domenica. Cosa accade la domenica? Allora, un attimo solo che vado a prendere il PowerPoint, ecco, sì. Accade che Maria di Magdala, che incontriamo domani, domani è un incontro proprio riservato a Maria Maddalena, so che è un'individualità un molto interessante. Magdala va al sepolcro quando era ancora buio e vede che la pietra era stata ribaltata, quindi questa immagine che il sepolcro è stato, hanno rubato il corpo di Gesù lei subito pensa così no? Quindi corre a, a dire a Simon Pietro e a Giovanni l'altro discepolo a Giovanni è quello che amava hanno portato via il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove l'hanno posto quindi a tutta prima questo evento viene visto come un, un furto corrono dentro e vedono soltanto e non c'è il corpo c'è soltanto il sudario quello che noi potremmo chiamare la sacra sindone ecco rimane solo quello è quello che e quindi tutti dicono dio l'hanno portato via e però accade qualcosa di particolare tutti non ricordavano che lui aveva sempre detto che sarebbe risorto però è ovvio che proprio adesso vengono messi alla prova quando è che ris risorge ecco che mentre tornano a casa maria rimane e piangeva ovviamente perché dicevo, Dio è morto, pure hanno pure portato via il corpo. Non mi rimane più nulla, neanche io. Volevo era venuto a prepararlo per predisporlo, diciamo, all'imbalsamazione. A quei tempi si usava un rito eh, particolare. E vede due angeli in, in vesti bianche seduti l'uno all'altro. Al le, proprio dentro il sepolcro dove c'era il corpo di Gesù, no? E gli dissero, donna, perché piangi? rispose loro, hanno portato via il mio Signore e non so dove lo hanno posto. Detto questo, si voltò indietro e vide Gesù che stava in piedi, ma non si accorse che era Gesù. Anche questa è una cosa particolare, importantissima. Perché Maria Maddalena eh, si gira, vede c'è cioè, Gesù che gli si manifesta, però non lo riconosce. Provate a pensare che cosa strana. Cioè l'oggetto del suo amore, della sua devozione, da grande, il grande maestro che si manifesta non lo riconosce, com'è possibile? Le, Gesù le disse, donna perché piangi? Poi, hanno addirittura un colloquio e lei continua a non capire che è Gesù, essa pensando che fosse il custode del giardino, pensate, gli disse, signore se l'hai portato via tu, dimmi dove l'hai posto e io andrò a prenderlo, quindi sta proprio addirittura vaneggiando, ecco. Ecco che Gesù lo chiama e dice Maria, ecco che quando la chiama per nome lo riconosce e dice Rabbuni, appunto maestro, ecco. Il riconoscimento avviene solo in questo momento e lei va per abbracciarlo e lui dice non toccarmi. Perché non sono ancora salito al padre mio. Questa immagine l'ho fatta io eh, in un museo russo, è un'immagine enorme, sarà grande, guardate, 5 metri per 3, è un dipinto bellissimo. Ecco. E qui praticamente è il momento in cui la Maddalena vuole toccare, eh, non li metangere, il momento in latino, no? ecco perché non vuole toccarlo. Perché? Spiegheremo dopo, ecco. Dice, vai dai miei fratelli e di loro che io salgo al Padre. Allora Maria Maddalena andò a annunziare ai discepoli che aveva visto il Signore, ecco. Questo è, diciamo, il momento della risurrezione. Perché Maddalena non, non, ha, non lo tocca, non lo può toccare? Qui entra in scena il mistero del cosiddetto fantoma di cui ci parla Rudolf Steiner, no? Noi dobbiamo sapere, abbiamo visto che l'uomo ha attraversato un'evoluzione planetaria, se avete seguito i nostri incontri precedenti, abbiamo visto che ci sono state degli, delle fasi in cui l'uomo è stato costruito, diciamo, a, a tempi diversi. Su Saturno ha ricevuto il corpo fisico, sul Sole il corpo eterico, sulla Luna il corpo astrale sulla Terra ha avuto un Io. Il corpo fisico umano, in realtà appare costituito com'è adesso di carne perché è in corso nella cosiddetta tentazione luciferica. Questo evento, diciamo, luciferico ha prodotto una condensazione del corpo e lo ha riempito di elementi minerali. Se non fosse avvenuto, noi non avremmo un corpo fisico fatto di carbonio, di carbone, perché è scuro, il carbone è scuro, dico carbone. Per dire carbonio non raffinato, ma avremo un corpo diverso. O Adamo ed Eva non era fisico, avevano, non avevano un corpo di carne, avevano un veicolo purissimo, carbonio gassoso. Quindi i corpi, ma cerchiamo di allontanare le immagini di, di questi due uomini. Ci sono due eh, formazioni di carbonio gassoso che sono appunto Adamo ed Eva. Ecco. Quando si entra in contatto la divinità sappiamo che noi siamo stati fatti a immagine e somiglianza di Dio, no? Piano piano Lucifero ricopre questo corpo adamantino purissimo e si forma un ispessimento, diviene la pelle. La carne attuale è carbonio originario che potremmo dire si è opacizzato. No? Il Cristo viene a inserire nell'uomo la possibilità di liberare la sua carne. Il suo corpo dallo stato materiale car di carbonio, ecco. Quindi lo stato carbonifero oscuro, sapete che la differenza fra un, un, il carbone e un diamante è che sono fatti della stessa sostanza. Entrambi sono fatti di carbonio, solo che il carbone è opaco, il, car il diamante è carbonio purissimo, trasparente. Ecco il Cristo, e praticamente cosa fa? Il vero mistero è questo: liberare il corpo di carne adamantina, di diamante, per farlo di nuovo ripristinare a essere come era al principio. Noi dovremmo avere un corpo trasparente, un corpo fatto di diamante, e questa è la nostra vera natura. Noi, il Cristo, quando appare a Maddalena, appare in una veste di questo tipo, un corpo di diamante, un corpo, potremmo dire evanescenze di carbonio allo stato puro in forma gassosa, un corpo eterico, diciamo, di sostanza eh, di carbonio eterico, ecco. Quindi, praticamente la resurrezione è il passaggio che dobbiamo fare dal materialismo allo spiritualismo per fare in modo di convertire il nostro corpo in un corpo spirituale, ecco. Ecco, se vogliamo adesso di nuovo entrare in discussione con con anna ecco di gesta questa cosa della, ma di... no io di, devo dire che eh, trovo che sia molto interessante eh, cioè, ti ascoltavo con molta attenzione perché in realtà c'è cioè, in questa nostra argomentare di questa sera e eh, eh, cioè, abbiamo mh, cioè, tu in modo particolare insomma hai. È spiegato chiaramente come ognuno di noi ha il suo Golgotha e ognuno di noi può risorgere, certo, proprio così, è una, proprio brava. Brava è proprio quello. Ognuno c'è cioè il Golgotha, non è qualcosa che appartiene al passato, è qualcosa che è parte della biografia Siamo calvario, Bologna. Esatto. Sì. Adesso si dice: Sto attraversando un Calvario. Un Mario, no? Esatto, no? Sì, ogni occasione, anche una malattia, è un Calvario, Certo, certo, mm. ma. Quando è che si Però Sapete che si... Risorgere, eh. no? Volevo dire questo. Cioè, e tutti se riusciamo a trovare la nostra, la nostra strada, poi, ma anche chi ha una malattia, eh, uno stadio eh, che oramai cioè, eh, prevede eh, la fine, il termine eh, del ciclo vitale ecco, di un corpo, poi comunque risorge, perché eh, riporta nella sì. dimensione spirituale. Volevi dire... Allora. No, quello è ovviamente, mh, cioè la morte è qualcosa che fa parte del passaggio, è la via a, che ci riporta nella condizione da dove siamo provenuti, perché noi ricordiamo che noi torniamo, noi in un mondo che è sconosciuto, è un mondo della nostra origine, quindi quando noi nasciamo veniamo dallo stesso posto in cui andiamo dopo la morte, e, è questa dimensione che è temporanea. Dura poco, dura 70, 80, 90 anni quando va bene. ecco. Però in realtà è una, un, un luogo formativo dove veniamo a sviluppare delle capacità, ecco. No, questo della resurrezione è però è qualcosa di veramente grandioso perché se noi eh, risorgiamo, cosa vuol dire risorgere? Vuol dire guarire, guarire dall'illusione di, di essere mortali. Cioè. Quando uno guarisce, adesso non, voglio, adesso non voglio generalizzare perché ovviamente ci sono anche delle malattie che sono karmiche e uno si sceglie di avere sulla vita non solo per superare delle prove, ma anche perché eh, nella, eh, casomai uno deve morire di quella malattia, per esempio, perché deve fare passare delle esperienze anche a coloro che gli stanno vicino. Perché quando si soffre di una malattia ci sono anche delle persone che ci aiutano, che ci assistono, quindi eh, a volte. Per Esempio, ci può essere qualcuno, un ragazzo che muore giovane perché deve sottoporre a una prova la madre, fa evolvere l'anima dei genitori. Certo, ci sono tante, quindi è inutile generalizzare. In genere, in genere, quando uno si ammala, ovviamente questa malattia non viene mai per ucciderlo, ma viene per fare attrarre a lui delle forze dell'io. Questo io avviene quando uno riesce a trovare in sé la saldezza, la fermezza di avere un principio divino, la malattia se ne va. Cioè, la malattia viene soltanto per... Noi potremmo adesso dire addirittura, adesso è brutto pensare che una, le persone che muoiono in questo periodo non ce l'hanno fatta, detto, non ce l'hanno fatta. Ci sono anche molte persone che guariscono, si parla molto poco di quante persone invece guariscono. Ecco, quelle persone che sono guarite sono persone che hanno... Adesso un io più forte, si sono rafforzati, hanno superato la prova che li metteva in condizione sì. di attrarre a sé la loro individualità. Sì. Beh, è sperabile che lo facciano, non è detto che lo facciano, perché noi vediamo tante volte le persone che superano delle malattie anche piuttosto impegnative e gravi, certo. come noi diciamo, e dopo poco tempo ritornano a fare quello che facevano sì, prima. Quello è ovvio nell'arbitro. Grande insegnamento. Ecco, ecco allora. il problema della vaccinazione: non è che sia un problema, perché nell'antroposofia non si è contrari né all'uso dei farmaci né alle vaccinazioni, qualsiasi est estremismo. O essere categorici non va bene, dipende certo. proprio dalla situazione. E le persone che si vaccinano, ovviamente, si tolgono la diciamo, possibilità di ammalarsi, perché la malattia potrebbe essere per loro un catalizzatore di forze superiori. Se uno si vaccina, ovviamente, dovrà poi trovare, delle, gli arriveranno degli altri modi per superare la prova. Cioè, non è che la prova, cioè, se uno non ha un io forte, no? E arriva la malattia. Per fortificarti, per darti un'occasione di rafforzarti. Sapete che una volta nell'antico teatro greco si andavano a vedere le tragedie perché in quel modo la sofferenza che provavi chiamava a te delle forze che ti fortificavano. E ancora peggio quando vivi una situazione di destino, Adesso non solo una malattia, un colpo, una, una perdita di qualcosa, anche sul lavoro, su... sono cose che richiamano a te. Delle forze. Sono quelli i momenti in cui diventiamo più forti. Non è che diventiamo più forti quando siamo a riccione o prendiamo gli aperitivi, no? Sì, diciamo che sembra una cosa un po' sadica, però in realtà è che proprio noi eh, la, la sofferenza ci segna di più e ci induce eh, a crescere. È una forza, come dire, un meccanismo. Recitivo, tra virgolette, eh, dove vieni indotto a interrogarti e a sì. chiederti delle cose che diversamente non ti chiederesti se, appunto, come dicevi tu, certo, sole, sì. in sole, in sole, in sole. è molto difficile che le persone, cioè, non è che non si possa. Perché si può anche io, ho fatto molto delle domande su questo. Non è possibile che dobbiamo evolvere solo attraverso la sofferenza? Ecco, ma eh, quella che noi chiamiamo appunto sofferenza non è nient'altro che una via eh, che noi possiamo percorrere per poter evolvere diversamente, cioè l'esperienza. Eh. Possiamo evolvere anche nella gioia, diciamo che si evolve meno come consapevolezza perché no, deve essere eh. voluto per evolvere eh. nella gioia, secondo me. Giusto, assolutamente. Dice, sai sto ricevendo delle cose belle, adesso faccio qualche cosa di bello anche per gli altri, perché così faccio girare no? il benessere o il bene. Eh, insomma, sei già uno evoluto, ecco. se no sei ancora uno a livello egoico, dove pensa a soddisfare il proprio bisogno, no? quindi usa un'intelligenza bassa. No? È, è molto che è importante porta. si sfatare questa cosa che solo con la sofferenza si evolve, perché si evolve anche con la gioia. Eh? Sì. Qual è, sapete qual è il problema? È che con la gioia nessuno ha voglia di evolvere, perché sì, tutti, sì, la godono. Sono, infatti, tutti se la godono di... e pensano che la, goda, che la gioia vada goduta, sì. non serva come occasione di conoscenza. Sì. e solo se sei evoluto che pensi nella sì. gioia di fare magari qualche cosa per di bene per gli altri, per fare… Certo, no? sì, sì. Però le occasioni di diventare migliori ci sono anche nella gioia solo che la gioia sembra un momento di vacanza. No? Sì, Invece no. sì, sì, sì. Comunque, no, volevo dire una cosa importante, sì. visto che siamo a Pasqua, io sì. sono convinto che questa Pasqua porterà anche delle forze per questa situazione mondiale. Ecco. Io penso che abbiamo attraversato un periodo storico che verrà ricordato perché c'erano molti pochi io sulla Terra. C'era cioè, la sovrappopolazione che però era sdotata di io. Quindi, in qualche modo... Il mondo spirituale ha voluto fare in modo che quelli che non avevano un io o lo chiamavano oppure purtroppo dovevano tornare nel mondo spirituale. Quindi tutti questi complottismi, queste cospirazioni che io vedo, non le vedo fondate, è il mondo spirituale che dispone. Cioè se c'è bisogno di, che l'uomo si sviluppi, è ovvio che viene messo in atto qualcosa, non un un'artifizio, ma una modalità in cui ci sia un risveglio. Il risveglio avviene. Pensate quante persone sono guarite, stanno guarendo e ne guariranno sempre di più. Queste sono persone che hanno, gli è stato dato il potere di essere figli di Dio. Saranno all'altezza, come dice Anna, però di eh, mantenere vedere, questa, saranno, questa grazia. Ci può essere una finestra di grande speranza che ci sì. può aspettare. Ecco, tutto dipende da quello che noi sapremo fare. Proprio no? così, sì, mm. sì. La resurrezione è vera è eh, quando veramente noi non smettiamo mai di... Sentirci figli di Dio eh, perché sì. se, possiamo sempre cadere ogni giorno possiamo ritornare a fare quello che facevamo prima, no? E quindi ritornare in una situazione che poi verrà rimessa in ballo. Ecco, certo, certo è certo. ovvio che non dipende da, dai cattivi del mondo. I cattivi del mondo ci sono, certo, ma non crediate che questa. Tutta questa roba qua sia una messa in scena per speculare, ma stiamo scherzando? Cioè non, manchiamo di rispetto anche a tante persone se pensiamo così, no? Bisogna cercare di pensare che l'organizzazione del mondo vuole che noi diventiamo figli, ci sentiamo figli, non che diventiamo, ci sentiamo figli di Dio. Sì, però io sono in questo, cioè faccio un po' l'avvocato del diavolo, nel senso che <ride> dico che. Non possiamo dimenticare proprio a proposito di avvocato del diavolo, non possiamo dimenticare che, comunque invece l'uomo è molto innamorato del denaro e che quindi questo aspetto non possiamo nasconderlo. Insomma, quello che può essere, possono essere i vari mercati. Ecco, non sono una fantasia, ma sono una realtà. Certo, no, io non sto dicendo che. Mm. Non sono la causa, ma sono la conseguenza. Cioè, è ovvio che ci sono gli sciacalli, no? arrivano sì. gli sciacalli. Che, sì. cioè, anche nella giungla c'è il leone, c'è la tigre, poi ci sono le iene, gli sciacalli che vengono a mangiare i, i cadaveri. E quello che sta accadendo è che c'è qualcuno adesso che sta sfruttando sicuramente questa esatto. situazione. Assolutamente sì. Tornando sulla croce, ricordi che prima sì, mi hai detto: c'è ecco, Lucifero, Lucifero Rimane e, sì. e, vedete che Lucifero viene come gli viene dato la possibilità di salvarsi, a rimane mm. no, perché a rimane sarebbe Satana, sì. e dice: No, se tu fossi veramente quello che sei il figlio di Dio, perché non ci liberi tutti? Quindi lo sfida: no? sì. invece, Lucifero dice: No, io invece, so che tu sei il figlio di Dio. E siccome lo riconosce, il, il Cristo dice: No, sarai con me in paradiso. Quindi è la possibilità che in realtà l'essere che sta qui sulla parte sinistra è quello che ci ispira a perfezionarsi, ad esaltarci. In realtà, ha più possibilità di quello che invece si gira verso la materia, che non crede certo. in nulla. Certo. Quindi ascoltare Satana, il materialismo, eh, non ci porterà a nulla. Se, io, infatti, molte volte quando vedo dei personaggi eh, politici, Tipo l'ex presidente americano, è una figura molto luciferica. È un essere, ovviamente, era, era un presidente esaltato che ci portava in una dimensione, potremmo dire anche eh, fuori, non che fosse spirituale, però era esaltato. Ecco, questa esaltazione si contrapponeva al governo di tante nazioni invece che più arimanico e faceva la bilancia. Ci vuole sempre un bilanciamento fra il troppo bene e il troppo male. Troppo bene non va bene, troppo male non va male. Il solito discorso appunto del, dell'equilibrio, insomma. Ecco. Dell'equilibrio. La famosa sì, via sì. di mezzo, ecco. Sì, come sì, sì, certo. certo. dicono gli orientali. Sì, eh. sì. Abbiamo ancora qualcosa che è rimasto in sospeso? Che possiamo dire cosa dici? Ma se tu vuoi ancora vuoi dire ancora delle cose Tiziano, bene, altrimenti concludiamo questa nostra Sì, sì, no, io volevo approfittare anche visto che sono con te, oltre ai ringraziamenti, anche eh, ringraziare coloro che hanno seguito tutto questo, ma sai, noi abbiamo cominciato l'8 marzo, adesso sì. al di là che era la festa della donna, non ho voluto cominciare per quello, anche se va bene, Beh. ci sta. Però ho cominciato molto tempo prima ed è stato anche impegnativo perché io tutti Beh. i giorni ho dovuto e prepararmi la lezione perché non è che si improvvisa, cioè l'antroposofia, credetemi, non è che uno si mette lì a sbaffonchiare delle cose che gli passano per la testa, bisogna durante il giorno approfondire. Poi avevo fatto anche PowerPoint, avevo fatto delle immagini, quindi io con grande dedizione l'ho fatto perché mi sono sentito che era un dispositivo medico, era un modo per offrire la, la cura, per poter in qualche modo ricordarsi che in noi c'è un figlio di Dio che è. Che sta nascendo e può nascere eh, non soltanto oggi che è Pasqua, può nascere ogni giorno. Quando noi cominciamo non a credere, non crediate che il problema è credere, avere fede. Ecco, questa parola fede è una parola che oggi non può essere più di moda, non è, è più. È inaccettabile, perché noi abbiamo bisogno di avere fiducia che in noi stessi vi sia qualcosa che è collegato con lo spirito. Cioè, come risalire le nostre origini spirituali e trovare noi. La forza che ci collega con lo spirito dell'universo non, non ci serve più adesso solo avere fede, non ci supporta sì, più, Sì, ma sì. no, come questo... dici tu, fiducia è molto importante, ti sì, è accade... molto diverso, è, è, è una speranza robusta, ecco. Sì. E quindi sì, sì, la fiducia sì. è quella che ti dà la forza sì, sì, no? sì, per sì. andare avanti. Mm. E niente, questa fiducia. Io penso che se chi approfondisce. La scienza spirituale, l'esoterismo e cerca sempre di più di conoscere qual è la vera origine dell'uomo, non può un giorno non ritrovarsi figlio di Dio, cioè non può continuare a, a occuparsi del materialismo, deve per forza sentire fiducia nel mondo spirituale, perché se ne sente parte, ecco. Su Focus, ormai io penso che sia una cosa diffusa, no? Nel senso sì, che... sì. no guarda, noi eh, con questo io poi conclu concluderei. Noi ti siamo infin infinitamente grati, caro Tiziano, per questo grande lavoro che hai fatto in tutti eh. questi giorni. E te lo dico anche a nome di Enrico, ma anche a nome di tutti i nostri amici che hanno seguito veramente in tanti. In questo davvero. Eh, a noi dà molta gioia perché sappiamo che davvero stiamo percorrendo sì, sì. quella strada che eh, va verso eh. il livello superiore, come no? <ride> Dici, Sarebbe bello, Anna, eh, fare un auspicio sì. e invitare chi ci ascolta appena sarà possibile, e io sono sicuro che sarà presto possibile. Fare una grande festa in cui ci incontriamo tutti insieme. Cioè dal vivo, però, dal vivo. ma questo ci abbiamo già pensato. Ah, ci abbiamo... Ci avete già pensato io ci ho già eh. pensato, io ho già detto Enrico. <ride> ma dobbiamo trovare, aspettiamo che si possano fare delle cose e poi mm -hmm. sicuramente, perché sono veramente tanti i nostri. Eh, sarebbe bello, eh, trovare sì. una, una location in cui sì, sì. facciamo eh, anche non so, un so. paio di giorni di incontri dobbiamo, insieme. Dobbiamo aspettare ancora un po ma stai tranquillo che lo faremo sì. perché tanti lo chiedono di mi scrivono anche mi dicono ma sì. sarebbe bello poterci vedere così però eh, è una cosa che devo dirti che io già da un anno che ho nella testa ah, eh, di, di fare eh, più di un anno e quindi sicuramente lo faremo tiziano sì, 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 e sì. metteremo insieme tutti i nostri relatori sì, sì, sarà sì. bello fare eh, l'anno scorso io quando feci questo percorso durante me, dicevo spesso una frase che era non abbiate paura, no? Sì. Io quest'anno invece non vorrei dire non abbiate paura, perché non avete più paura, io lo so Abbiamo che... Abbiamo fiducia, dobbiamo avere fiducia. Ecco, dovete avere fiducia Fida e dovete smettere di avere paura della luce, nel senso che la luce non fa paura, la luce sì. c'è dentro di voi, dovete trovarla, dovete Carale. fare in modo che si sprigioni questa luce, lasciatela irraggiare, illuminatevi. Ecco, è come oggi, tra, eh, in questi giorni, noi sappiamo che eh, più che mai abbiamo bisogno davvero eh, della luce perché è quella che ci dà, ci dà la forza per avere una speranza robusta e quindi essere fiduciosi, no? Certo, assolutamente. <ride> sì, sì. Va bene, caro Tiziano. Allora, ancora tante. Grazie davvero per questo lavoro bellissimo che tu hai fatto per noi. E diamo appuntamento a tutti i nostri amici a domani sera, e quindi all'appuntamento sul mistero della Maddalena, Maria, sì. di Maria Maddalena. E quindi ti aspettiamo con ansia ancora, cioè, e poi naturalmente ti. Seguiremo sempre con la nostra lux e con le Certo, tue... che continuano gli appuntamenti fino a sì. giugno, certo. E, sì, e sì, sì, quindi. sì. E allora, Tiziano, allora ancora buona Pasqua. Anche eh, a voi, grazie. Grazie anche per l'opportunità che mi state dando. Eh, a e buona risurrezione. <ride> ecco, no, certo. E buona risurrezione certo. a tutti. Eh. Grazie, eh. ciao allora. a tutti. Eh. Buona risurrezione. Grazie, e eh, allora, a domani sera, mi raccomando, non mancate eh, l'appuntamento con il nostro Tiziano